Un saluto a tutti, volevo portare a conoscenza perché ho avuto dei commenti sui miei video di persone che hanno portato delle vetture da dei carrozzieri e poi si sono ritrovati con un lavoro, diciamo, che a loro non li soddisfava. Io consiglio molto le persone che portano una macchina d'epoca da un carrozziere. Consiglio molto questo, ragazzi, stategli dietro a chi fa i lavori. Allora, stargli dietro non vuol dire andarci 3 volte al giorno, non fraintendiamoci, ma se io la macchina, faccio un esempio, gliela porto il primo del mese e mi dice che in 2 settimane me la fa, io se gliela porto il primo sono lì il 4, il 6, l'8, il 10. E voglio seguire i lavori che vengano fatti. È molto importante. E facciamo anche le foto ai lavori che lui fa. Lui tanto noia non gliene dà, fastidio non gliene dà. Quindi seguite molto i lavori fisicamente e state molto attenti a quello che sostituisce, a quello che non sostituisce e a quello che fa. Vedrete che se gli state un pochino col fiato sul collo, sulla macchina vi ci lavora. Perché è successo anche questo da altre carrozzerie, per sentito dire. Un mio amico, tanti anni fa, portò una bianchina da un carrozziere che oggi non c'è più, per rifare. Morale della favola, cominciarono a smontare la macchina. Poi c'erano altri lavori da fare, grossi, qui e là. Sono passate le settimane e i mesi. Purtroppo, ora un pochino meno, perché nella zona di lavorazione non ci si potrebbe, virgolettato, neanche andare, però i clienti vengano dentro, rappresentanti, persone di ogni genere, di ogni tipo. E a questo mio amico alla bianchina gli sparì i paraurti, i fanali, la roba, e dopo il carrozziere non è responsabile, quindi ha dovuto anche ricomprare tutto. Quindi le macchine in carrozzeria, qualsiasi macchine siano, nuove, d'epoca o qui e là, meno ci stanno e meglio è. E parla un carrozziere, sta parlando un carrozziere, ossia la macchina ci deve stare il tempo per la lavorazione. Poi deve essere consegnata, deve essere riscossa e consegnata al cliente. Perché una macchina in carrozzeria che ci sta mesi, mesi e mesi può essere soggetta a furti di pezzi, danneggiamenti, spruzzi di ben di Dio che ci vanno a finire sopra. Quindi anche se è coperta è uguale, quindi meno ci sta e meglio è in carrozzeria la macchina. Io consiglio a tutti i ragazzi che avete una macchina in carrozzeria di stare dietro al carrozziere, di vedere che faccia le cose fatte benino. E fate le foto dei lavori, è molto importante, in modo e maniera che io non lo dico così. Se lui dice che ha sostituito un parafango e non è vero, quindi avete le foto, potete dimostrarlo. E i preventivi fateli fare sempre per iscritto. Sempre compreso di IVA e sempre con doppia accettazione per conoscenza al cliente e per conoscenza anche all'azienda che vi fa un lavoro. Ok? Un saluto.